Ci siamo? Ci siamo, forse sì, forse no. Eccoci qua. Eccoci, ci siamo? Ci siamo. Ok. Vi aspettiamo che arrivi qualcuno. Vediamo, vediamo se arriva qualcuno, Albe. Eccoci qua. Eccoci, ci siamo? Ci siamo. Ok. Aspettiamo che arrivi qualcuno. È un orribile ritorno. Arriva qualcuno, Aspetta Albe? che c'è un ritorno. Eccoci qua. Ci Eccoci, ci siamo? siamo. Ok. Qualcuno c'è? Possiamo cominciare? Allora, questa sera io e Alberto, qui al mio fianco, volevamo provare a fare qualcosa di un po' diverso da quello che abbiamo fatto fino ad ora e mandare a cominciare una rubrica un po' diversa, mettere a confronto due degli album che probabilmente hanno influenzato tutti noi nella nostra crescita metallistica, tra virgolette. Per stasera abbiamo deciso di far scontrare due titani. Uno è il capolavoro degli Iron Maiden, The Number of the Beast, e l'altro invece è Painkiller, dei Metal Gods per eccellenza, e Judas Priest. E intanto, ciao Alberto! Albe, mi senti? Non ti sento? Mi senti? Oh, Adesso sì! Il ci bello siamo, della ragazzi. diretta! Problemi tecnici. Intanto salutiamo Giulia. Alberto, sei stato rapito da Luca Jurma? In che senso? Ah, il dito. Vabbè. Allora, ragazzi, io sono Alberto Biffi. Ovviamente scrivo da anni, per chi mi avesse letto o meno, su Loud and Proud. Questa sera, come diceva Mara, proviamo a fare qualcosa di diverso, nel senso che questo episodio, questa rubrica che vorremmo inaugurare stasera, se tutto va bene, poi andremo avanti, ce lo direte anche voi, Clash of the Titans, Clash, se no la nostra insegnante di inglese si incazza, Clash of the Titans, si occuperà principalmente di mettere a confronto due dischi scelti con quale criterio. Non si parla di dischi tra loro contemporanei, quindi temporalmente usciti nello stesso periodo. Si parla di due dischi dello stesso genere, in questo caso appunto, poi lo vedremo anche con gli effetti speciali della nostra regia, ma due dischi come appunto The Number of the Beast e Painkiller, che sono uno uscito nel 1982, uno nel 1990, quindi a distanza di 8 anni, ma facente parte dello stesso genere musicale, quindi classic metal. Ma soprattutto per quanto riguarda la legge non scritta del metallaro, due dischi ormai universalmente riconosciuti come storici, iconografici e più o meno, poi stasera vedremo quanto più, quanto meno equiparabili. Quindi, spoileriamo subito, prossimi episodi, se dovessero esserci, vi faccio un esempio: Megadeth, Metallica, Slayer e non so chi mettere quelli Slayer, Halloween e Stratovarius, cose del genere. Questo è il fil rouge che legherà i due dischi che di volta in volta metteremo a confronto. Giusto, Mara? Esattissimo. Probabilmente in quella Halloween Stratovarius noi non ci saremo. Credo anch'io, perché esatto, non stiamo a spiegare il perché. Giuliano dice: non si può scegliere tra mamma e papà, si amano tutte e due. Qui c'è già la gente che dice: Painkiller, già iniziano giustamente. Vedete, allora vi spiego un backstage, un dietro le quinte che è successo. Mara è convinta anche lei che sia meglio The Number of the Beast, però è stata obbligata da me a patteggiare, a tifare per Painkiller, perché davamo tutti per scontato in realtà che The Number of the Beast avrebbe vinto mani basse. E invece vedo che già qualcuno spinge per i Judas. Bene, bene. Il team Judas, dai ragazzi, ce la possiamo fare. Gli Spin Judas. Allora, contestualizziamo un po' la cosa, allora, Sì, Albe. chiariamo un po' su questi dischi. Cosa è successo quando è uscito Painkiller, Mara? Cos'è sto Painkiller? Painkiller è uscito nel 1990
e probabilmente è uno dei dischi che meglio rappresenta l'heavy metal. Partendo dal sound, arrivando dall'abbigliamento, i testi, le fotografie che sono uscite al tempo a promozione dell'album. E questo è successo in un anno, o meglio, dopo un periodo in cui sembrava che i Judas fossero stati detronizzati dall'ondata di band trash americane, Metallica, Slayer, Megadeth, Anthrax, e fu proprio in quel momento in cui tutto sembrava perduto, in cui i difensori del metal rilasciarono il loro 12° album, Painkiller. Uno dei fattori che contribuì al grande successo e alla rimodernizzazione del sound del gruppo fu l'arrivo di Scott Travis alla batteria e anche, come si può dire, l'indurimento, l'ispessimento delle chitarre rispetto ai precedenti Turbo e Rammetown. E quindi i Judas Priest in quel momento, con l'uscita di Painkiller, passarono da un sound più orecchiabile, diciamo, più melodico, ad uno molto più violento, scusate, che si avvicinava allo speed, al thrash anche, senza però mai perdere di vista la componente melodica che li aveva accompagnati lungo tutta la loro attività, ecco. Diciamo che anche l'ultimo album con Rob Halford alla voce, che fino al 2004 poi verrà sostituito da Ripper Owen. Tra l'altro, scusami, è un album che è entrato direttamente, appena uscito, nel Billboard al numero 26. Dopo 4 mesi è diventato disco d'oro. No, ti stavo dicendo, tra l'altro, se non mi sbaglio, è l'ultimo con Rob Halford, il primo con Scott Travis, che arrivava da RSX, giusto? Alberto? Mi senti? Mi sentite? Ragazzi, mi sentite voi? Adesso sì. Ok, ti stavo dicendo che è l'ultimo con Rob Halford, ma è il primo con Scott Travis. Quando Rob Halford andò via dai Judas Priest, sì, si portò dietro anche Scott Travis per fare i fight, seguendo un po' quel filone panteresco, rimanendo negli anni 90, giusto? Fine. Esatto. È proprio così che andò. E consideriamo che ad oggi Painkiller ha venduto 2 milioni di copie in tutto il mondo. Proprio perché il sound era diventato molto più duro, il tour che seguì l'uscita di Painkiller fu fatto insieme a Megadeth, Sepultura e Pantera, tanto per rimanere nell'hard rock ottantiano, diciamo. E anche lo stesso KK Downing disse proprio che era il destino dei Judas Priest indurire il loro sound e diventare quello che erano diventati. La cosa triste, diciamo, brutta, è che proprio nel momento del successo, nel momento in cui arrivò Painkiller, la band perse la sua punta di diamante, perse Rob Halford, che comunque con la sua immagine, col suo abbigliamento e col suo modo di fare era la stella dei Judas Priest. E Alberto, vuoi dirci qualcosa tu del tuo album? No. Allora sì, ragazzi, che cosa dire di The Number of the Beast? Che qui abbiamo una splendida versione in vinile prima stampa, 1982, è uscito il 22 marzo 1982 e qui ovviamente c'è una delle tantissime riedizioni in CD in cui c'è dentro i vari featuring, media, le interviste, i video, videogame, tutte le stupidate che sono uscite.
Martino Mambila Pisoni della Loud and Proud dice che siamo uscito da American History X. Allora, la gente mi prende in giro per il mio nuovo taglio di barba. Ragazzi, cosa dire? Io dico sempre una cosa: il primo disco è un disco di è il disco che fa conoscere la band. Il secondo disco è il disco di conferma. Il terzo, se ci si riesce, è il disco di consacrazione. Vedete, ad esempio, fate Mara a sparire nel frattempo. No, adesso arriva. Prendete terzo disco Metallica, Master of Puppets, terzo disco di Slayer, Rain in Blood, terzo disco di Iron Maiden, The Number of the Beast. E quando arriva The Number of the Beast, sul cambio assolutamente importante di cantante, va via Paul Di'Anno, ovviamente, come ben sapete, e entra Bruce Dickinson. Sul terzo disco, che, ripeto, a mio modo di vedere, è per tutti quello della consacrazione. Perché la prima volta uscite vi va bene, ok? La seconda volta un po' di culo vi va bene, al terzo disco se siete ancora bravi, ragazzi, siete bravi. Grande Iblis. E sul terzo disco perdere un frontman come Paul Di'Anno è pesante. Cosa succede? Rod Smallwood, che era ed è tuttora il manager degli Iron Maiden, e divenne poi il capo della Century Music, la più grossa agenzia di promoters del mondo, andò insieme a Steve Harris, appunto, Steve Harris e lo Smallwood, andarono a vedere un festival, aiutatemi voi che magari state smanettando su internet, penso a memoria che fosse il festival di Reading, dove suonavano i Samson, dell'allora Bruce Dickinson si faceva chiamare Bruce, citando uno sketch di Monty Python, che è un gruppo di comici molto british, assolutamente inglesi. Restarono stupiti, adesso di qua la prendo un po' larga perché sugli Iron Maiden sono leggermente manico, restarono stupite le prestazioni di Bruce Dickinson dal vivo, ma Ross Marwood disse a Steve Harris: attenzione, perché due galli in un pollaio si scorrono, questo qua ti rompe il cazzo, detto in poche parole. Puntualmente narra la leggenda che al primo concerto di Bruce Dickinson, che se non mi sbaglio si fece in Italia, a Rimini, ma non voglio, tornando tutto a memoria ragazzi, non voglio dire una stupidata, aiutatemi, dopo ti dico come si pronuncia Reading, mi dice Terry Palamara, va bene. E Reading si pronuncerà, perché quando uno pronuncia come è scritto va bene, quando legge come è scritto non va bene, mannaggia voi, maledetti. Comunque, al primo concerto di Bruce Dickinson prese il monitor, che era poco più avanti da batteria, e lo spostò avanti, il monitor su quelle casse rivolte verso il musicista, per sentirsi. Lo spostò in avanti di fianco a quello di Steve Harris, e iniziarono proprio a litigare. Questo per dirvi quale tempra avesse Bruce Dickinson, che appena entrato in un gruppo già emergente e grosso come Iron Maiden, non era per nulla antimorito. Stiamo parlando, secondo me, di uno dei cantanti, forse il cantante migliore sulla faccia della terra, ma io sono di parte. Grande Giuliano, mi raccomando. Forse Bologna, dice Marco Santa Caterina, sì, sicuramente erano in Italia. Detto questo, escono con un terzo disco sulla bocca di tutti, con un cantante nuovo che era comunque un'incognita e che nessuno conosceva, ragazzi, non siamo il giorno d'oggi in cui uno va su YouTube e dice: ah, fammi sentire il cantante di Samson prima che esca il disco degli Iron, come canta. Ai tempi no, o lo conoscevate o non lo conoscevate. Uscito da Number of the Beast, la gente restò senza parole. Nel 2017 la rivista Rolling Stone votò The Number of the Beast su 100 dischi metal al quarto posto. Non mi ricordo chi sono i primi tre, non oso immaginare. Comunque al quarto posto The Number of the Beast. E The Number of the Beast guadagna per la prima volta gli Iron Maiden con The Number of the Beast il primo posto nella classifica in Inghilterra. E il primo negli Stati Uniti col singolo Run to the Hills, tratto ovviamente da The Number of the Beast. Quindi si parla, ragazzi, di un botto. Cioè sono usciti e hanno fatto un botto. Non mi ricordo quanto l'ho venduto, non lo sono scritto. 14 milioni di copie. Quindi Number of the Beast ad oggi ha venduto 14 milioni di copie. Sono tante, ragazzi. Bruce gli ha tirato 3 di petto e l'ha sdraiato. Sì. sì, molto probabilmente sì. Giuliano ci dice: Bruce è un personaggio immenso, 3 lauree, nazionale di scherma, pilota di aerei di linea, e ti aggiungo, imprenditore, scrittore, sceneggiatore per film, presentatore radiofonico. Fino, ragazzi, abbattiamolo sto uomo, cioè, fermiamolo. Fa tutto lui, cioè, va bene. Mara, io su The Number of the Beast potrei aver finito, se non mi blocchi vado avanti 2 ore. Ok, allora vogliamo
andiamo, entriamo nel vivo della battaglia, Albe. Adesso ce la giochiamo a campo. Dai, scontriamoci a colpi di no. Emanuele, allora, Benzisi, scusami, la prima che maglietta da poser? È per Pasqua, ma Emma, è per Pasqua, la maglietta pasquale. Vai, giochiamo. Dicevo Alberto, quindi io ti dico un brano e tu mi rispondi con un altro brano. Io parto con un brano da Painkiller, tu vai con un brano da The Number of the Beast. Al bar. Allora, la prima briscola è a Touch of Evil. Figa. È una canzone a mio avviso incredibilmente seducente. Rispetto al resto dell'album ha un riffing incalzante, molto avvolgente, e è come se fosse fermata, capito? E soltanto durante l'assolo di Tipton si lascia andare del tutto. Uno dei punti forti della canzone è la presenza delle tastiere di Don Airey, penso si pronunci così, che non è un semplice turnista, insomma, no. È una personcina che ha lavorato con Black Sabbath, Jethro Tull, Ozzy Osbourne, Rainbow, Whitesnake, Thin Lizzy, Gary Moore, insomma, un tastierista di quelli seri, non c'aveva soltanto lo scaldapizzette. E ha un'atmosfera fantastica come brano, oscilla dallo struggente al malinconico, torna anche su quella ferocia che permea poi tutto il resto dell'album. È stata coverizzata anche dai Vision Divine, dai nostri Vision Divine. L'ho scritto perché non ho idea di Division Divine che cosa facciano dopo il loro primo album, il primo album ce l'avevo. Ragazza mia, io cosa ti devo giocare contro quel pezzo lì? Ti tiro fuori Children of the Damned, che a proposito di cover, vi consiglio tutti la versione di Sebastian Bach, ex Skid Row. Fa una cover di Children of the Damned, andate su YouTube a cercarla, mostruosa, mostruosa. Lui era solito interpretarla con Skid Row durante i soundcheck, una volta che si è staccato dalla band l'ha incisa per un tributo agli Iron Maiden ed è fantastica. Children of the Damned, c'è poco da dire, vinco io. No, scherzo. Children of the Damned è bellissima, inizia un arpeggio incredibile, parla, io pensavo all'inizio, scusate l'ignoranza, The Number of the Beast, Children of the Damned, pensavo tipo a qualcosa tratto da Omen, quindi i figli del demonio, cose così, invece in realtà non c'entra un cazzo. Cioè, si possono dire parolacce, sì. Siamo no, ha detto Luca no, non possiamo. Mazzo. Cribio. Children of the Damned in realtà è tratto da un romanzo e parla di sei bambini che hanno dei poteri paranormali, tipo il mago di Segrate, e devono difendersi un po' dal mondo che ovviamente combatte sempre contro il diverso, in questo caso i bambini con poteri paranormali. Leggiamo un attimo. Emanuele Gardossi, che non conosco, dice: comunque Clive Bora la batteria prosegue il lavoro di Bona. È vero. Allora, se posso aprire una parentesi velocissima, farei due paralleli ancora tra i Judas Priest e gli Iron Maiden. Il primo è le twin guitars, ovvero la coppia di chitarre intesa come non più la classica suddivisione chitarrista ritmico, chitarrista solista, ma due chitarristi altrettanto bravi che, un po' come nell'estremo i Carcass, possiamo dire, si sfidano a colpi di assoli e di fraseggi armonizzandosi a vicenda. Questo è un Judas Priest, questo è un Iron Maiden. Nei Judas Priest, con l'entrata di Scott Travis, il primo pezzo, poi ce lo spiegherà meglio Mara, è Painkiller, in cui lui fa un ingresso di batteria mostruoso come presentazione, come dire, questo qua è Scott Travis. Quando entrò al posto di Clive Barr Nico McBrain, nel primo disco, che sarà quello successivo a The Number of the Beast, che è Peace of Mind, il primo pezzo, se non mi sbaglio, è Where He Goes There, in cui lui fa una rullata, un lavoro di batteria incredibile, anche lì si presenta. Anche loro cambieranno cantante prendendo due giovanotti. Insomma, sono andate sempre un po' pari passo, magari sfalsate di qualche anno, un po' fuori sincrono,
come siamo io e Mara stasera, con i labiali, quelle cose, ma anche Judas Priest e Iron Maiden hanno sempre viaggiato più o meno in parallelo. Questa qua, secondo me, la formazione di Dumb of the Beast è la formazione, non so se si può dire, qualcuno mi ucciderà, ma è la formazione migliore che Iron Maiden abbiano mai avuto. Io preferisco molto di più il drumming di Clive piuttosto che quello di Nico, che quello di Nico è molto più marziale, più rigido, più militare, che si incastra benissimo con il basso di Steve Harris. Clive Barr invece, o Clive Burr, come dice Terry, invece è molto più animalesco, ha un modo di suonare che mi ricorda come mood anche Steven Adler di Guns N' Roses, cioè molto, molto fisico, a me piace molto. Detto questo, Children of the Damned, pezzo veramente con una parte vocale quasi irraggiungibile, vi ricordo una grossa figura di M che fece James Labrie, o Labrie, come lo chiamate, dei Dream Theater, che lo provò a coverizzarla, e si vede anche da lì, ho fatto tipo un mezzo, si strozza, perché la peculiarità di Bruce Dickinson è quella di farvi credere che quello che canta lui è facile, un po' come Ronnie James Dio. Lui canta a pieni polmoni, benissimo, voce piena, dicono, beh, sono capace anche io di cantare così. Provate a cantare e capite l'impossibilità delle linee vocali. Adesso io gioco subito un'altra carta, così rispedisco Mara. Io ti gioco Invaders, che è il primo pezzo d'apertura, il pezzo d'apertura di Number of the Beast, che è il pezzo di presentazione di Bruce Dickinson, la prima volta che il mondo ascolta Bruce Dickinson, che è Iron Maiden con Invaders, che ha una strofa molto acida, molto cattiva, e poi si apre con una, con un ritornello, a mio avviso, bellissimo e sottovalutato. Vai. Allora, io a Invaders potrei rispondere con Metal Meltdown. Ma è bello. Un concentrato di rabbia, energia, potenza. È proprio la dichiarazione che il mondo verrà dominato dal metallo. E la fusione in questo metallo sarà sì un evento catastrofico, ma comunque potrà salvare il mondo dai cattivi, insomma, che vengono presentati lungo le varie tracce dell'album, no? Dal Nightcrawler al oddio. Lo provo io. Oddio. Al non so chi. Al non so chi, perché io non ho letto i testi di Painkiller. No. E anche se leggessi non li capessi, per cui. Non li capessi. Considera che c'è su El Petrol, viene non parliamo di El Petrol adesso, parliamo di Metal Meltdown, e comunque è uno degli esempi più evidenti questa canzone di come questo disco abbia influenzato tutta la scena metal, perché in Metal Meltdown c'è tutto quello che il metal deve essere. Sì. Vado avanti con un'altra? Vai, ributtamela contro la palla. Allora, visto che l'avevo nominata da poco, ti butto Nightcrawler, lo strisciante notturno, lo strisciatore notturno. Strisciatore notturno, quando di notte sentite qualcosa che striscia. Allora, esatto. Prendo a caso, in realtà, perché volevo parlare di questa canzone, quindi, Mara, ti ringrazio di avermi suggerito questa cosa, ma... Aspetta, devo parlarti di Nightcrawler adesso. Ah, non devi parlare di Nightcrawler. Pensavo fosse finita con Strisciante. Con Strisciante non hai capito mai. Tu sei pronto già con la tua risposta? Sì, vai, tu vai. Ok, vado. Sono già pronta. Il punto forte di Nightcrawler è il ritornello. Mm. E la voce di Alford è leggermente più oscura e più cupa, ovviamente parlando dei cattivi, tra virgolette, anche il cantato cambia. Mm. E dopo gli El Petrol, che comunque parla di questi bombardamenti presi poi dalla guerra nel Golfo, questo è il secondo antagonista, è il demone notturno che imperversa nella città alla ricerca delle sue vittime, si nasconde nei vicoli e nelle ombre, insomma... Mm. Nei tombini. Oh, e è l'esatta nemesi del Leather Rebel, che sarebbe poi l'eroe di tutta la storia, no? E è la colonna sonora perfetta per un racconto horror o per un film dell'orrore. Ci sta anni 80, ovviamente, o 90 al massimo.
Quindi l'eroe di Painkiller è uno che si chiama il ribelle in pelle? Il ribelle in pelle. Va bene. Vado? Vai. Allora, sul ribelle in pelle, noi, io e tutta la mia squadra che tifa per gli Iron Maiden, buttiamo Gangland o Gangland. O Gangland o Gangland, come volete voi. C'è Terry Paramara che sarà svenendo in questo momento. Pronuncio tutti i modi, prendi quello che vuoi tu. La nostra teacher. Il nostro teacher d'inglese, English teacher, comunque Gangland, praticamente parla delle gang giovanili. Non so adesso nello specifico se gli Iron Maiden pensassero quelle inglesi. Alessandro Del Vecchio dice: Albe è bellissimo. Grazie, amore, anche tu. Tu di più. Sono veramente impresse dalla varietà di pronuncia. Te ne potrei dire altre 28 su Gangland. Comunque, parla delle gang giovanili. Una curiosità su Gangland. In realtà doveva essere la B-side di Run to the Hills e inserita in Number of the Beast doveva essere ufficialmente, doveva esserci Total Eclipse. Total Eclipse, che è un pezzo molto strano, suona quasi storto se lo ascoltate per la prima volta. Non è la classica cavalcata maideniana. Forse per quello, ma è stato detto dagli Iron Maiden che in realtà è stato un errore di scelta. Ciao Ezio, Gangland è stato inserito nella versione ufficiale di Number of the Beast, quindi la prima, quella da 8 brani, 4 per lato, e Total Eclipse invece è stato inserito come B-side di Run to the Hills. Nelle versioni successive, nelle varie ristampe di Number of the Beast, come in questo caso, i pezzi ufficiali diventano da 8, diventano 9. Quindi inseriscono e mantengono sia Gangland che Total Eclipse. Anche Gangland, secondo me, è un pezzo molto, molto, molto sottovalutato, nel senso che ha una strofa che non è che acchiappi moltissimo all'inizio. È molto veloce, frenetico, c'è un ritmo incalzante, non dà quel spazio all'aria nei polmoni di Bruce per poter fare i suoi voli pindarici di voce. È veramente un pezzo veloce, ma ha un'apertura sul ritornello. Secondo me è incredibile. Il ritornello è uno dei più belli e sottovalutati. Scusa Mara, ma nel frattempo leggo Eva, Vai, vai. infatti, Clive Barr, coautore, infatti si sente la prestazione di batteria. Pezzo bellissimo. Riccardo dice: dico Painkiller per il brano anonimo. In quegli anni pochi gruppi Classic Power potevano vantare pezzi così devastanti. Alessandro risponde: Number of the Beast sempre comunque. Sì, Riccardo, nel senso che, come diceva Mara, anch'io, ritengo che Painkiller sia il confine ultimo prima che il classic metal diventi qualcos'altro. Cioè, Painkiller riesce a restare per un millimetro, proprio un passo dentro il classic metal, ma è talmente violento, e la riprova, come diceva Mara, sono stati tour successivi con gruppi molto più pesanti, gruppi thrash, gruppi quasi death metal. Detto questo, Mara, ti rispondo con una delle mie preferite in assoluto, che è 22 Acacia Avenue, che ogni volta che la pronuncio mi viene da presentarla come fa Bruce, 22 Acacia Avenue, che in realtà ci svela l'indirizzo della prostituta Charlotte. Quindi Charlotte e Harlot, tra l'altro brano ispirato, dicono, a una storia di Dave Murray, quindi si dice che era Dave Murray il cliente principale di questa Charlotte. The Harlot è un modo arcaico, vero teacher, per dire prostituta in inglese. 22 Acacia Avenue, in realtà, quindi via Acacia al numero 22 di Londra, è l'indirizzo dove Charlotte riceveva i clienti e molto probabilmente Dave Murray. Pezzo, secondo me, bellissimo. Un riffing semplicissimo, per questo dicono tra i più copiati, non è tra i più copiati, è semplicemente un Mi suonato in downstroke, cioè dall'alto verso il basso, ripetuto, nel metal c'è ovunque, quindi non ditemi che è un pezzo copiato, è semplicemente un riff molto semplice. Ma è un pezzo bellissimo anche questo, con un ritornello meraviglioso. Allora, rispondo prima di tirare giù il carico pesante con Between the Hammer and the Anvil. Azzarola! In questa umanità che è condannata a vivere tra l'incudine del peccato e il martello della redenzione, la canzone è veramente coattissima. E il testo
pure. E fu quasi completamente snobbata quando uscì Painkiller e quasi mai proposta dal vivo. Però è una canzone potente, fa anche un po' ridere, sinceramente. Però racchiude in sé tutta la potenza di Judas Priest. E butto sopra a Between the Hammer and the Anvil la title track, Painkiller. Ah, fai la doppietta, eh? Sì. Va bene. Sì, perché ho bisogno di riprendermi, perché sto capendo, Alberto, che mi stai veramente sotterrando, quindi... Allora, parliamo di Painkiller. No. Scusa. Allora, è la prima canzone dell'album, quindi la prima cosa che sentiamo sono i 15 secondi della solo di Scott Travis. Mm-hmm. Tutti conosciamo ogni singola battuta, non negatelo, la conosciamo tutti. E se non l'avete sentita nell'album dei Judas Priest, l'avete sentita su The Sound of Perseverance dei Death o sull'album degli Angra, che adesso non mi ricordo il titolo, ma l'avete sentita. Live, se mi sbaglio. Dopo questi 15 secondi di assolo di batteria, partono i riff di Tipton e Downing, e anche lì io sfido chiunque a non ricordarsi tutte le note che suonano, tutte. E i riff lasciano lo spazio a uno degli assoli più belli della storia del metal, secondo me. Semplice ma perfetto, cioè nella sua semplicità è perfetto. E il Painkiller è anche colui che è raffigurato nella copertina del disco, tra l'altro realizzata da Mark Wilkinson, che ha fatto anche copertine di Merillion e Iron Maiden. E abbiamo un cavaliere d'acciaio a ali spiegate, mentre cavalca una moto a forma di drago che al posto delle ruote ha due seghe circolari, raga. Cioè, è più metal di così, ragazzi. Più metal di così non si può. Sembra uscito da un ferramenta la copertina. Ma che è? E sullo sfondo vediamo la terra in completa rovina e il tridente dei Priest che emerge potente dalla lava. E questo, il Painkiller, praticamente è colui che arriva più veloce di un proiettile, come dice il testo. Faster than a bullet. Esatto. Accogliendo le suppliche di un genere umano che ormai è ridotto in ginocchio e chiede aiuto. E Rob Halford stesso considera questo pezzo, come si può dire, uno specchio, una vetrina di quanto il metal possa essere veloce e agile, e ha ammesso che è una delle sue tracce preferite dei Priest. E in un'intervista che rilasciò a Kerrang nel 2013, mi pare, disse che è la canzone che incarna il metal, è tutto ciò che dovrebbe avere una canzone metal, è velocissima eppure la melodia predomina ancora su tutto. E oltre ad essere una canzone molto importante per i Judas Priest, per Rob Halford, è una delle canzoni più importanti per tutto il metal, penso. Prego, Alberto. Questa volta è dura contro me, un po' fregato sul Painkiller. Un po' fregato perché è una canzone veramente iconica. Cioè, io penso che tutti i cantanti metal che hanno una voce da range alto, il classico high pitch scream, quindi questo si siano cimentati almeno una volta nel fare Painkiller. Secondo me 9 su 10 fanno una figura barbina, mezzo fa un po' una figura di merda, mezzo la fa quasi bene. È veramente impressionante. Se pensate che Rob Halford, quanto ne ha? 70 adesso circa. Ci prova ancora a cantarla e ovviamente non ha più la fisicità di un tempo, perché il cantante, quel batterista comunque è uno di quelli che purtroppo ne risentono di più col passare degli anni, tecnicamente. Però diciamo che va un po' a serate, sono le serate che la prende anche bene, cioè è una canzone letteralmente impossibile. Giulia dice: Mara, hai un ospite felino alle spalle. Sì, c'è un gatto di profilo alle tue spalle. Mario Tio Tiozzo, grandissimo conduttore radiofonico, nonché amico che incontro spesso ai concerti, dà una pacca sulla spalla a Mara, dice: bravissima, ce la mette tutta, ma contro i media non si può. Grazie, fare. Mario. Um,
la copertina veramente tozza. Lei è il gatto metal. Gatto metal, mica più metal di lui. Roberto Visconti dice, non solo, in Painkiller Alfred è spettacolare, non solo Travis, le chitarre, ciao. Gli assoli incrociati di Painkiller sono meravigliosi. Adesso io sembra che sto patteggiando per Painkiller, ma adesso arrivo con la mazzata. Però in realtà... Sono quasi convinto, Alberto. Adesso spacco tutto perché praticamente c'ho allora, contro Painkiller io posso giocare solamente, attenzione alla pronuncia, Elod di Fine Name. Cioè, ragazzi, pezzo storico, anche lì con la chitarra acustica, tutti abbiamo provato a fare l'intro, tutte la proprio, facciamo Smoke on the Water e poi facciamo Elod di Name. La parte iniziale è molto teatrale, enfatizzante. Bruce dimostra di essere anche veramente un attore quando canta. Interpreta, quindi non è solamente uno screamer di razza, è veramente un interprete meraviglioso e racconta le ultime ore di vita, ovviamente, di un condannato a morte, che poi verrà impiccato. Nell'ultimo concerto di Bruce Dickinson, quello un po' a porte chiuse, dove sugli effetti speciali Bruce alla fine verrà decapitato, chi non l'ha visto si guardi questo concerto perché è spettacolare, penso che si trovi tutto sul tubo. Durante l'intro, la parte diciamo recitata, di comunque lirica molto impostata di Elod di Name, Bruce canta dall'alto di fianco a una forca, quindi a un cappio, la butta giù proprio pesante, ed è un pezzo incredibile. È anche qua assoli meravigliosi, la metà dell'assolo, quindi la seconda metà dell'assolo, che è la parte che fa Adrian Smith, è meravigliosa, con la parte in tapping semplice ma di gran gusto, come tutti gli assoli di Adrian Smith, che è un po' come i suoi assoli sono canzoni dentro le canzoni, cioè voi conoscete la canzone e poi canticchiate anche l'assolo di Adrian Smith, che si fondeva perfettamente con Dave Murray. Dave Murray, chitarrista molto fluido, molto veloce, un modo di suonare molto liquido. Adrian Smith un po' più bacchettoso, un po' più rigido, ma molto 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 più melodico, delle vere e proprie piccole canzoni. Lui la buttava molto sulla melodia, forse perché aveva ai tempi delle carenze tecniche rispetto alla classica impostazione heavy metal di Dave Murray. Andrea dice, Bruce ha una potenza vocale da paura. Bruce, per tantissimi, fu l'erede naturale di Ian Gillan. Tantissimi dicono che il giovane Bruce cantava come il giovane Gillan. Possiamo trovare delle differenze o meno, in alcuni range vocali sono veramente equiparabili. Cosa dire ancora del pezzo, che è quello che chiude ufficialmente la versione classica di Number of the Beast, che è Elod di Name, è che è uno dei pezzi più epici e forse viene introdotto per la prima volta, grazie alla vocalità di Bruce Dickinson, questa epicità su un pezzo comunque già di lunga durata. Quindi, mentre l'approccio era più punky con Paul Di'Anno, con Bruce Dickinson Steve Harris veramente a carta bianca. Cioè, se prima la sua tavolozza di colori, dalla quale poteva attingere per dipingere, disegnare, era di 100 colori, con Bruce Dickinson questa tavolozza diventa di 1000 colori e quindi può sbizzarrirsi e fare questi pezzi lunghissimi, epici, in cui Bruce se la canterà alla stragrande. Bruce è il miglior cantante metal attualmente, fa veramente ridere, ma non fa ridere quello che è scritto, fa ridere il pensare che è vero, che è un cantante che canta da 40 anni e attualmente il miglior cantante in circolazione. Vuol dire che è uscito poca roba. Finisci di leggere il messaggio, però, che è del mio team. Scusami, non ho letto la parte finale, ma... ma Alfor mi fa venire il friccicco nel cuore. Che friccicco, friccicco, quella roba lì. Friccicco. Ah, romanaccio, è il friccicco nel cuore. Esatto. Povercupone. Ci sta perché, tra l'altro, attenzione, Bruce Dickinson, Geoff Tate e Rob Halford, vi parlo di, se non mi sbaglio, 15 anni fa, credo, volevano fare un progetto che si chiamava Free Tremors, quindi non i Free Three Tenors, quindi non i tre tenori, ma, e non è neanche i tre tremoni in italiano, ma Tremors penso che sia... ma tipo terremoto, scosse, qualcosa del genere. Conosco solo il film Tremors. Vabbè. Comunque,
Tra l'altro, ultimamente quel nome è stato rubato da altri tre cantanti. Uno, quello di The Cage, l'altro è Prezzemolino, ex Judas Priest, non mi ricordo come si chiama, Ripper Owen, e l'altro non me lo ricordo. Però hanno rubato questo marchio che in realtà nacque da un'idea di Bruce Dickinson, Geoff Tate e Rob Halford. Ovviamente stiamo parlando, ragazzi, di gente che si conosce da una vita, amici, è la stampa che si diverte a metterli l'uni contro gli altri, no? Queste cose. Come noi, d'altronde. Come noi. In realtà, Bruce Dickinson e Rob Halford, due dei cantanti migliori sulla faccia della terra, e molto diversi tra loro, vocalmente, sono veramente... stavo per dire una cosa, ma meglio non fare gaffe. Sono molto uniti. Stavo per dire culo e camicia, ma non veniva bene, secondo me. No. Che dire, io forse, Mara, ho esaurito i pezzi di The Number of the Beast, lo sai? Sì, manca The Number of the Beast. Manca The Number of the Beast. Te le sparo tutte e due, così chiudiamo. Ti sparo i due pezzi da 90. Uno è la title track, che è ovviamente The Number of the Beast. Questa l'hanno sentita cantata in tutte le salse. Dario Simonetti dice Dave Murray è un pezzo avanti, sì, è vero. E l'altro pezzo, io di Number of the Beast quasi non ne parlerei, chi se ne frega. No, beh, in realtà c'è una curiosità. Loro volevano fare recitare quella parte, quella tratta dall'Apocalisse di Giovanni, da Vincent Price. Vincent Price gli chiese una roba tipo, non mi ricordo quante migliaia e migliaia di sterline, loro dissero di no e presero un imitatore. Quindi in realtà questa persona sconosciuta imita la voce di Vincent Price. Questo vocione, eccetera, eccetera. Parte il riff famosissimo, parte di basso meraviglioso in Number of the Beast, ritornello iconico che tutti sappiamo in memoria, e ovviamente parla appunto dell'Apocalisse di Giovanni quando dice che l'anticristo sarà identificato con il numero della bestia, che è un numero umano, quindi il 666. Ricordiamo il film Omen, quando si rasano i capelli, gli rasa i capelli e trova il 666 dietro la schiena, dietro la nuca, ad esempio. Ma il pezzo forte del disco in realtà è quello più pop, che nonostante sia molto orioso, ha un testo cattivissimo, cioè violentissimo. Il brano è ovviamente Run to the Hills, prima hit di Bruce Dickinson alla voce, numero uno nella classifica americana, e vuol dire tanto per un gruppo inglese di sporchi metallari, e parla delle carovane americane quando venivano assaltate cioè delle carovane in America, di quelli che volevano essere gli americani, che venivano assaltate dai nativi americani. C'è anche un video molto divertente con queste diligenze che corrono, gli indiani che li attaccano, e il pezzo in realtà è un pezzo pop, nel senso che popular music, un pezzo molto popolare, anche orecchiabile. Tantissima gente anche in edizioni finlandesi, svedesi, americane di The Voice o X Factor, tanti rocchettari portano Run to the Hills, spesso con ottimi risultati, di un pezzo veramente, veramente bellissimo. Alberto, facci vedere la nuca? No, io ce l'ho tatuato da un'altra parte, Iblis, ma non posso, lo faccio vedere dopo in privato. Mara, ho giocato le due carte più pesanti che avevo. Allora, a me mancano... No, sì, a me ne mancano tre, allora. A me mi manca All Guns Blazing, in cui ci sono KK Downing e Tipton che si divertono un botto a riffeggiare, e anche questo è un ritornello fantastico. E poi a chiusura dell'album, una dopo l'altra, Battle In, che comunque è semplicemente un intro per la seguente One Shot at Glory, che la conosciamo tutti, e probabilmente è un'autocelebrazione dei Priest, è un modo per identificarsi come salvatori del metal alla faccia dei Manowar e penso che sia uno dei pezzi più epici del disco, a cui è affidato il compito di chiudere tutta la baracca, e è uno dei pochi dischi nei vari dischi che ho ascoltato nel corso degli anni che se lo metti all'inizio, alla fine, al centro, stava bene lo stesso. Cioè, è una chiusa perfetta, secondo me. Mm-hmm. Però penso che mai stracciato, beh.
Vabbè, ma si sapeva. No, vabbè, allora. No, secondo me veramente Painkiller è uno dei pochi dischi in ambito classic metal che può gareggiare con The Number of the Beast. Tra l'altro, Mara, scusa, mentre parlavi leggevo i ragazzi, Massimo Ceccariglia dice Hello, Be Thy Name è il pezzo in cui più di tutti si vede l'evoluzione vocale di Dickinson, che nei primi anni era molto più veloce e cupa, mentre nei primi anni 90 arriva quel melodico che caratterizza la canzone. Massimo, sì, ti ricordo che il primo gruppo in cui cantava Bruce Dickinson si chiamavano Speed. Quindi, e per sua stessa missione disse cercavamo di andare il più velocemente possibile. Poi entrò nei più blues, in realtà molto più blues, Samson, e poi negli Iron Maiden. Ovviamente il bello è che gli Iron erano talmente fighi, presi singolarmente, che messi insieme cercavano di migliorarsi l'uno con l'altro, anche in piccole sfide, nel senso che era comunque... era difficoltoso stare dietro a un genio sia come tecnica sullo strumento che come composizione come Steve Harris, e quindi tutta la band doveva girare alla sua velocità. Giusto, Mara? Giusto. Ormai è sconfitta, povera patata. Allora, scusatemi, leggiamo per forza. Allora, Roberto Visconti dice per forza è stato influenzato Bruce da Rob Halford, riferendosi a un commento precedente di Salvatore Guagliamo. Perché dice, perché nell'80 i Maiden uscirono il primo disco, ma i Judas erano il quinto? Domanda. Sì, i Judas sono nati un po' prima degli Iron Maiden, anche se poi vengono accomunati quella strana sigla che io da ragazzino vedevo sulle riviste di Metal Shock, NWHM oggi, che cazzo è? Poi capii che voleva dire New Wave of British Heavy Metal, cioè la nuova era del metal inglese, in realtà poi vengono tutti messi in quel calderone, Angel Witch, Iron Maiden, Samson... Judas Priest, eccetera, eccetera, anche Motorhead, figurati, qualcuno ci mette dentro anche Motorhead, che non fanno metal ma fanno rock and roll, tengo a precisare, molto pesante, ma fanno rock. Sempre Salvatore ci dice: Number of the Beast fu il primo disco di heavy metal che ascoltai insieme a Screaming for Vengeance. Proprio in periodo esatto, anche io avevo solo 9 anni. Salvatore stesso supporta Mara. Volevo far notare la bellezza di Mara, guardate il trucco di stasera, che fa, tra i suoi occhioni, l'ha giocata sugli occhi perché sapeva che non avrebbe vinta solo con Painkiller. Ho provato tutte le carte, Alberto. Mario dice, cattivo, non c'era battaglia, lo so Mario, ma Mara era d'accordo che era migliore Number of the Beast. Io ero d'accordo. Ero d'accordo, ma è obbligata io, non posso fare la puntata che io dico che è meglio di Number of the Beast, e dice sì, ha ragione, finisce, no, bisogna combattere. I Giura sono il resto del gruppo di metal puro, i Maiden hanno spaziato. Roberto Visconti dice sì, sono quasi d'accordo, nel senso che anche i Judas Priest hanno fatto delle cosine con delle chitarre synth in turbo, se non mi sbaglio, il disco turbo, hanno fatto un po' di cagatine, hanno fatto degli esperimenti anche loro, sono rientrati subito in carreggiata quando hanno visto che no. A te Albi va bene che sei simpatico, dice la nostra regista, bravissima, poi ne parliamo in privato. Giovanni Picchi giustamente mi aiuta in quello che era la mia elenco molto breve dei gruppi facenti parte del mio gruppo di heavy metal. Diamond Head, che tutti conosceranno per la cover di I'm a Evil Your Day Metallica. Tiger of Pantang, in cui canta un italiano ora. Comunque volevo ricordarvi che oggi è l'anniversario di Seven Son of a Seven Son. Figa. E abbiamo questo fantastico libricino di Tsunami in cui potete trovare tutta la storia degli Iron Maiden dagli origini a Seven Son, dalle parole proprio di chi quella storia l'ha vissuta, perché ci sono mille milioni di interventi, interviste e quant'altro, in cui spiegano praticamente tutto, ma proprio dalla voce degli Iron Maiden. È molto carino come libro. Il nostro caro Martin Popov, ancora una volta. Perché non mi è stato inviato? Perché ce l'ho io. Hai capito? Giovanni continua giustamente la sua... Giovanni, ha voglia, stiamo qua... Guarda, ti gioco una carta su New Wave of British Metal, White Spirit,
con un giovanissimo, mi rifiuto di ricordarmi il nome, no, il terzo chitarrista di Iron Maiden, ragazzi, come si chiamava, quello che è arrivato adesso. Non ho capito, Alberto? Il terzo incomodo tra Dave Murray e Dre Smith, chitarrista, che ha sostituito Dre Smith. Ricordati. Mannaggia, come si chiama, ragazzi? Non posso fare una gaffa del genere. Sì, perché lo odio a morte, però cioè, il mio cervello si rifiuta di ricordare il nome. Rockarolla sono molto le Zeppelin, Demolition molto Pantera. Sì, Mario, da quel punto di vista... Janick Jarrett, ovviamente, grazie Carmelo. Suonava nei White Spirits, gruppo storico del New York Progressive Metal, e poi cantò nel gruppo solista di Ian Gillan, se non mi sbaglio. Era il chitarrista di Ian Gillan. Poi Janick Gers. Janick Gers. Poi entrò nel gruppo solista dei Bruce Dickinson e Bruce Dickinson se lo portò, mannaggia lui, a chi lo veste la mattina, negli Iron Maiden. Allora Massimo, l'autore è Martin Popoff, l'editore è Tsunami Edizioni. Il titolo è Seven Son Revelations, dalle origini a Seven Son. Anche i consigli per gli acquisti stasera, Albe. Madonna, chi siamo? A proposito dei consigli, ragazzi, una cosa che non vi diciamo mai, perché ci sembra una roba un po' tipo, ricordatevi di mettere un like. No, non ve lo diciamo, ma stasera sì. Quindi, un like sulla pagina di Loud and Proud, la pagina Facebook di Loud and Proud, ovviamente, un segui, perché qua bisogna capire il segui, like, un segui sulla pagina Instagram di Loud and Proud, e se non mi sbaglio abbiamo anche una pagina Twitter e una YouTube. Quindi abbiamo tutto, Alberto. Abbiamo tutto seguito dalle nostre ragazze, bellissime e bravissime, più bravissime e poi bellissime, che è una cosa in più. Ma ora è il pizzetto, dice Robin. Figa, ma sei un'acuta osservatrice. Bravissima. Ma è Terry? No, Robin ha scritto... No, tu sei Terry. È la ragazza dell'altra sera. Con la barba. Sì, va, io sono Terry. Allora, non fatemi imitare, se no si arrabbia. Allora, ragazzi, nulla. Per stasera abbiamo finito. Adesso vi lascio saluti alla signora padrona di casa. Ovviamente io mi congedo, vi richiedo di seguirci. Aiutateci a supportare il metal e tanti di voi che suonano e che vengono comunque sempre presi in considerazione da un sito come Loud and Proud, che si prodiga da sempre per l'underground. Se vi è piaciuta sta puntata, ragazzi, sulla pagina ufficiale di Facebook di Loud and Proud, scrivete dei post e dei commenti dove magari personalmente le nostre pagine, Mario Cappelletto, Alberto Biffi, se mi sbloccano. Scrivete magari dei consigli. Quali gruppi volete vedere scontrare? Guns N' Roses e Motley Crue, che tempi fecero anche si sfidarono Vince Neil e Axl Rose a fare pugni al Madison Square Garden. Exodus, come dice la nostra amica Terry, Exodus, non si capisce come cazzo si chiama, Exodus contro Testament. Creator contro Sodom, Darkthron contro Mayhem, Poison contro Cristina D'Avena, vedete voi. Ok ragazzi, vi salutiamo, ringraziamo la nostra regista Terry che ci ha seguito dietro le quinte, e ciao Albe. Ciao Ma. Ciao a tutti. Ho vinto io.